Ciao a tutti, sono Natalia Cattelani e oggi ho preparato queste frustine a tutta semola con cicoria e pecorino. Sono stata invitata a casa di amici e volevo portare qualcosa di gustoso e che andasse bene un po' a tutti. E così ho pensato di preparare un impasto a base di semola di grano duro e poi di farcirlo con della cicoria ripassata in padella con aglio, olio, un po' di peperoncino e poi condita con del buon pecorino romano. Per dare una spinta in più ho aggiunto all'ultimo anche del rosmarino tritato finemente. Insomma, che dirvi, sono piaciute tantissimo perché seppure semplici avevano questa marcia in più. Prima di cominciare vi lascio qualche accorgimento e consiglio per la loro preparazione. Innanzitutto una bella notizia, le potrete preparare anche il giorno prima, le coprite con pellicola e poi il giorno successivo, pochi minuti prima di andare in tavola, basterà riscaldarle nel forno caldo per 2-3 minuti. Saranno come appena fatte. Altro consiglio, allora condite, mi raccomando, la cicoria con abbondante olio perché solo così saprà regalare alla farcitura un gusto davvero incredibile. Io ho realizzato queste piccole frustine, ma voi potete anche ottenere diverse forme, come ad esempio un'unica torta ricoperta oppure un rotolo, uno strudel, insomma. Alla forma decidete voi. Devo dire però che queste sono molto comode perché ciascuno prenderà la sua e non avrete bisogno di stare a tagliare nulla. Vediamo insieme come si preparano. Prima di tutto inserite in ciotola la farina, il lievito, date una miscelata e poi iniziate ad aggiungere l'acqua. Tenetene un pochino da parte, lavorate prima con un cucchiaio, aggiungete soccorre tutta la vostra acqua e dovrete ottenere un panetto grossolano, quindi aiutatevi anche con le mani. A questo punto fermatevi, coprite e fate riposare l'impasto una decina di minuti. Lo riprendete, unite il sale e lavoratelo ancora un po'. Quando non sentite più il sale sotto le vostre dita, coprite di nuovo, fate riposare altri 10-15 minuti ed è arrivato il momento di aggiungere l'olio. Se decidete di impastare a mano come ho fatto io, dovrete a questo punto essere abbastanza energici e quindi strapazzare bene il vostro impasto affinché possa assorbire pian piano tutto l'olio. Potete mettere anche tutto in planetaria, rispettando comunque i tempi di riposo che vi ho indicato. Lavorate e strapazzate il vostro impasto fino a quando non sarà più appiccicoso e sarà diventato bello liscio. A questo punto chiudetelo bene da sotto, rimettetelo in ciotola e dovrà lievitare fino al raddoppio. Occorreranno circa 1 ora e mezza, 2. Nel frattempo insaporite la vostra cicoria, mettete 2 spicchi d'aglio in padella, olio abbondante, peperoncino se piace e poi una volta rosolato versate i cubetti, ho utilizzato quella appunto surgelata. Prendete un paio di rametti di rosmarino, tritateli finemente e quando la cicoria si sarà insaporita aggiungete anche questi con il sale e poi rimettete altri 2 minuti sul fuoco. Grattugiate il pecorino, io ho utilizzato una grattugia a fori grossi, e quando la cicoria si sarà raffreddata unite tutto. Mescolate bene e questo sarà il vostro condimento. Riprendete l'impasto che avrà raddoppiato di volume, trasferitelo sul piano di lavoro, dividetelo in 2 parti, e aiutandovi semplicemente con le dita ottenete 2 strisce più o meno uguali della stessa lunghezza e della stessa larghezza. Distribuite su una di queste la vostra cicoria, mi raccomando siate abbondanti, ecco, mettetene tanta. Un giro d'olio, poi coprite con l'altra striscia, appiattite bene in modo che aderisca il più possibile e poi con l'aiuto di un coltello, ma io poi ho trovato più pratica la rotella, ecco, ricavate delle strisce di questa dimensione.
Prendetene una ad una e giratela così, in questo modo, facendo attenzione a non disperdere tutta la vostra cicoria, ma rimane abbastanza attaccata, quindi solo dovete fare questo movimento con un po' di delicatezza. Ecco qui. Disponete queste vostre frustine su una teglia rivestita con carta da forno e cospargete ciascuna frustina con un pochino di olio. Fate riposare altri 15-20 minuti prima di cuocerle nel forno caldo, 200 gradi, per circa 15 minuti e questo sarà il vostro risultato. Delle frustine soffici ma nello stesso tempo croccanti. A me ha fatto tanto piacere condividere questa preparazione perché ha riscosso un successo incredibile e quindi se vi ho convinto tocca a voi. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like qui sotto il video, condividetelo ed iscrivetevi al mio canale. Grazie!